I 10 migliori street food in Italia. Al decimo posto, pane e panelle. Tipico street food siciliano, sono frittelle di farina di ceci da gustare all'interno di morbidi panini al sesamo. Al nono posto, panzerotti. Oggi la pasta viene farcita con pomodoro e mozzarella, oppure con le cime di rapa o con la carne. All'ottavo posto, focaccia di Recco. Si tratta di una focaccia molto particolare, più sottile rispetto a quella classica, perché non viene messo il lievito e perché è ripiena di formaggetta morbida. Al settimo posto, 5 e 5. Il 5 e 5 è un tipico panino livornese farcito con torta di ceci. Viene venduto sia da specializzati tortai che in alcune pizzerie a taglio. Al sesto posto, pani cameusa. Uno dei must della cucina siciliana, insieme al pane e panelle, il famoso pani cameusa, ovvero il pane con la milza. Al quinto posto, porchetta. Consiste in un maiale intero, svuotato, disossato e condito, ideale per le merende in cantina. Al quarto posto, arrosticini. Gli arrosticini sono un piatto tipico abruzzese, costituiti da cubetti di carne di circa un centimetro di lato infilati su di uno spiedino. Al terzo posto, arancini. Si tratta di una palla o di un cono di riso impanato e fritto, farcito generalmente con ragù, piselli e caciocavallo. Al secondo posto, piadina romagnola. La più classica specialità romagnola è un pane azimo, cioè privo di lievito, cotto un tempo sul testo, ovvero l'apposita pietra posta su braci ardenti. Al primo posto, pizza. Una variante è la pizza fritta, in cui il classico impasto per la pizza viene, in questa preparazione, cotta per pochi minuti nell'olio bollente. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto, condividilo.